né mouse né tastiera wireless le metterò mai. No, forse le cuffie più avanti, ma in realtà non mi è mai capitato niente del genere. No, ma non voglio farlo io per una questione di tutto. Si stacca, precisione. Cioè, io preferisco avere il mio cavo. Se non funziona, so che non va perché non va il cavo. No, con l'altro non mi sono mai capitati nessun tipo di scaricamenti improvvisi né nulla, quindi... E non avere il cavo in mezzo alle balle, effettivamente, con tutti i cavi che ho io nella scrivania è essenziale. La tastiera se wireless non c'ha senso, cioè la mia è wireless, cioè la mia è Bluetooth wireless col cavo, io la tengo col cavo, non c'ha senso che la tastiera la uso wireless. Però metti che mi serve, la posso staccare, mettermi lì e usarla, però non è mai successo. Io preferisco tenere il cavo. Ho lasciato Chrome. Per il mouse invece difficilmente tornerò indietro ormai. No, io per il gaming e per tutto voglio il cavo e via. Sicurezza. Non voglio essere uscito con il Vileda. Il Vileda robot aspirapolvere. Vabbè, l'Anselotto, ma lì devi avere veramente 18 dispositivi tutti nello stesso punto. No, poi no, poi, ma io ho 18 dispositivi tutti nello stesso punto, non mi ha mai dato problemi. Cioè, addirittura, tipo, questo qui c'ha sia il wireless che il Bluetooth. E cioè il Bluetooth addirittura puoi selezionare frequenze diverse se ti dà problemi. Sì, quelli fatti bene non ti danno assolutamente nessun problema. Allora, devo farmi un pelo di cibo, penso. Sì, ma per me non ha senso prenderlo wireless, Ken. Se tanto col cavo ho sicuramente precisione, perché col cavo ce l'hai per forza. Non mi si scarica, e sicuramente non mi si scarica, cioè, in realtà ti tengo il cavo. Non c'entra niente la precisione col wireless o col cavo. La precisione la dà solo il sensore. Devo mettere giù tutte le robe che c'ho qui. Se lo metterò qua. Cosa dovevamo fare oggi? Mi ricordo. Dobbiamo andare dobbiamo ritornare di là alla torre. Sì, esatto. Riparatevi tutto. Cambia il tempo di risposta, ma in realtà, boh, non lo so. In chat dite sempre che. No, il tempo di risposta. Io comunque ho detto, non so perché dovrei mettermene uno wireless, quindi non. Ormai quelli wireless, il tempo di risposta. Non... cioè, sono al pari del cavo praticamente. Non. Devo prendermi per riparare resin e lingotto. No, fai vedere il gioco, però sennò... Ah, non si vede, scusate. Ah, perché abbiamo fatto 100 weather ieri, scusate. Vabbè, stavo riparando le robe. Se lo cattura adesso, però... Ok. Fatemi mettere giù i culi. Ok, avete riparato tutto, cioè avete tutto a posto? No. No, devo farmi i funghi, che non ho più perché li ho dati agli animali. Ce l'abbiamo nella cassa. Prendi i miei che io ho altro cibo. Te li lascio qui fuori dalla porta. Sono già cotti quelli, Sono già cotti, ok. Sta arrivando Vincenzo. Mi scordo che si chiama Vincenzo. Andiamo dove eravamo ieri. Namo. Dov'è il mio... Dov'è Brandon? Brandon? Ecco. No, il pad senza cavo proprio non esiste per me. Ma io voglio le robe col cavo, poi si scarica, non succede qualcosa, preferisco averle col cavo sempre io le cose. A parte che non poi, giochi, vabbè, se volete giochi risparmiare. Solo giochi dove non te ne frega niente del cavo. Oh. Ma cosa vuol dire sta cosa? E tanto giochi solo, tutti tranquilli, chilloni, tu se ti si scarica. Ma non è vero, quando ci prendiamo il periodo di Vector dove giochiamo solo a sparatutto, comunque voglio... E non voglio usi il pad quello. Lì. Però su FIFA uso il pad. Scrivo sul pad e se si stacca è un casino, come è successo a Vector l'altra volta.
che si è scaricato da ricaricarlo. Preferisco avere sempre il cavo, finché non è un problema. A parte che io la puoi guardare la batteria delle cose. Sì, ma comunque non vedo perché dovrei avere un pensiero in più. Cioè, mi tengo il cavo e via. Sta iniziando a nevicare, ma è tornato l'inverno. Poi tipo la play è lì, la play puoi staccarlo, puoi attaccare uguale, vabbè. Capitato che l'ho sfruttato anche senza cavo quello lì, No, no, beh, ma se è chiaro che può essere scomodo il cavo, se siete incastrati. Ma stai già andando tu, che cazzo eri, Lizard? Ho detto arrivo, perché? Eri già via. Ma ero già dentro un bel po'. Allora perché hai detto arrivo? No, pensavo che voi foste già andati, l'ho tabbato un attimo. Siamo ci qua fermi. Abbiamo tanto, ci troviamo là alla torre. Ma volevi andare già alla torre, vabbè. Andiamo diretti. Perché io ho talmente tanti cavi. Eh no, ma per quello, me... Vec. Ci sta, se fai sessioni lunghe. Ma io in generale, cioè... Vabbè, ma quello della Play dura una sega di niente. Cioè, quello della Play 5 un po' di più rispetto a quello della 4, però... Ma Mac non ha quello della Play. Ah no, sì, ha quello sì. Della Play 4, è vero. Cioè, io quello dell'Xbox mi dura giorni, mi dura. Io c'ho un botto di cavi, cioè c'ho il mixer, c'ho la Stream Deck, c'ho il caricabatterie wireless del telefono, e c'ho tre schermi, c'ho un botto di roba, cavi in meno mi fanno solo che comodo, cioè quando devo andare a pulire poi è un disastro, già così. Chiavetta Bluetooth mi faceva interferenza con la chiavetta wireless delle cuffie e sentivo sempre un disturbo. Eh beh sì, a quel punto ci sta che metti il cavo. Io il pad dell'Xbox Pro mi dura una vita senza stare a caricarlo, ma hai avuto anche problemi sì, anche sì, no, di input quello dell'Xbox, cioè non c'ho quello Pro, c'ho quello normale dell'Xbox Series X. E dura una vita, c'ho il battery pack che non c'ha le pile di merda che devo cambiarle. E le cuffie wireless, quelle invece mi fanno cagare, purtroppo. Cioè, grazie purtroppo tia. Perché... Grazie, tia. Purtroppo perché, cioè, essendo che sto davanti al computer tutto il giorno, le batterie delle cuffie non durano tutto il giorno. E quindi una a sera sì. Le dovrei... A me durano 4 giorni. Magari quelle nuove. Però comunque le vorrei cuffiette. Beh. Però a me durano 4 giorni, anche 5. Quelle che c'avevo io sono avute due paia wireless, mi pare. Ed entrambe verso le 11 di sera dovevo attaccarle. Ma queste no. Quindi mi rompevo le palle. Ma è inverno? Sì. A me durano 4 ore e le uso tutto il giorno. E come fai? 4 ore... Beh, 4 ore che non sono da buttare via, cioè, non è possibile. Anch'io le uso tutto il giorno, cioè, a me durano 3-4 giorni, anche 5. E le uso letteralmente tutto il giorno. Io vorrei delle... Vorrei queste cuffiette qui, wireless, però, con... che non durano... Ma poi mi basta che durano... Cioè, le metto a caricare la notte, mi basta che mi durano anche... Un giorno intero però, cioè 24 ore filate. Ah, su quella del telefono. Ma quella del telefono è già una cosa diversa. Oddio, è pieno di stronzi qua. Andiamo diretti su in cima. Ah, finito la stampa. PC fino alla sera ricarico ogni 3-4 giorni, ma anche cuffie. Però vabbè, le cuffie sempre quelle grosse, che ormai le cuffie quelle grosse non le voglio più. No, non ho mai più, io le metterò quelle lì. Ci sono tipo quelle che c'ha gli Ezzar, così che sono molto leggere in realtà. E sì, mio, no, ma io non voglio proprio avere, non voglio più avere cose sulla testa, io voglio solo avere. Io sopra qua non le sento praticamente perché hanno lo stacco tra la plastica, perché hanno una cosa di... Sì, c'è una cosa di tessuto, tipo. Di tessuto, sì, infatti non le proprio sento. Proprio non mi piace avere il padiglione che mi fa sudare, che mi schiaccia tutto, non voglio più averle, ste robe. Quelle nell'orecchio non posso più metterle. Mi aspetto qua su. Non per tempi prolungati, più che altro. Vabbè, no, chiaro, poi ognuno... Cioè, le orecchie sono una delle robe più soggettive, cioè... Certo. No, queste qua sono ottime, poi erano al 50% di sconto, quindi pagate anche relativamente poco.
Sì, quelle trovi a meno di 60 euro quando sono in sconto. Sì, io l'ho pagato così a 60, tanto. Comunque, sono ottime. Qua ci sono degli tipo quelle di Yezar, secondo me non lo fanno quel lavoro lì, perché c'ha un fascione abbastanza largo di tessuto, così... No, non me lo faccio, almeno poi io sono abituato, però non mi danno, non le sento neanche, quindi non... Però in ogni caso vorrei delle cuffiette... Beh, sì. Ma anche con non true wireless, quelle singole, quelle anche col cavetto che ti passa dietro al collo mi andrebbero bene, che ci sono il modello così di queste qui. Solo che, a parte che io wireless con il mixer e tutto così, mi stanno sparando. Mi rompo le palle. Beh, Vector, vedi, quello è uno dei pro di essere pelati o semipelati, che non ti, le cuffie non ti rovinano i capelli. Ma diventi ancora più pelato. No, è che ti fanno quella conca, effettivamente, alcune cuffie. Si vede molto di più, effettivamente. Sì, a me si erano rovinati un sacco i capelli con le cuffie. Infatti ho smesso di usarle, lì sono risanati completamente. Ciuf, ciuf, motherfucker, guardali. Aia, però quanto mi fai male, pezzo di merda. Capruno, vedi. Dove siete voi? Sto arrivando. Sto arrivando, che mi stanno sparando con la torretta. No. Come no, io ti ho visto sorpassarmi. Chiamiamo anche l'altro. Antidoto, fammelo usare. Ancora stanno sparando. È pure notte, anche qua non è un problema. Oh. Sfondiamoli sti scarafaggi de merda, sti api non catturabili, maledette loro. E beh, Umberto. Trenata. Sono salito di livello. Oh, saliamo su. Dobbiamo. Iniziamo la scalata. È un po' buio, però. Che palle, vabbè, veramente, tanto la che siamo degli stronzi. Vabbè, tanto la strada è dritta così. Poi ci sono le candele del posto. Ma mi sa che serve il calabrone per no, salire. No, allora, teoricamente c'è il passaggio per andare su a piedi. Però effettivamente usare il calabrone... Sì, è più comodo, però teoricamente è fatto dove apposta. Dove cazzo è rimasto il mio calabrone del cazzo? Però guardia. Anche il mio è rimasto dietro. Ma è arrivato quello che non posso cavalcare. Non so dov'è. È Calafiori questo? Mi sta uccidendo. Non è Calafiori. Sì, è Calafiori. Ok, sono sopra io qui. Sono andato qui. Vi aspetto? Sì, stiamo salendo. Sono andati giù i miei cosi. Vabbè, vi stavano aiutando i miei insetti. Vabbè, liberiamo tutto. Vabbè che poi respawnano, qui in realtà non serve neanche liberare tutto, però. No. Madonna, che male! Occhio. Questi sono i ninja della soglia. Ha fatto malissimo. Porca troia, fanno le acrobazi. Godo. Ma non c'è cosa che tenga, Allora, continuate a curarvi. Ci ho creduto per un attimo, hanno lasciato la spada, ma non... Sto salendo di livello un casino. C'è il secondo livello che faccio in 2 secondi. È vero che dobbiamo uccidere anche i cazzotti là. Io sono al 52 quasi già. Allora, dobbiamo salire di qua dietro, credo. Ahia, mi hanno tirato le freccine. Ma sparano qui. Guardiano dell'etere. Freccia lunga. No, che fa? Che fa, Vector? Mamma mia, i cosi qua, le lucertole sono impossibili da gestire. Ecco qua, mi ha buttato giù. Sono morto per il danno da caduta. Mi sa, se sei caduto giù. Sono dei pezzi di... La tua lucertola fa cagare, Lizard. La lascio qua. Io sto combattendo contro due che non dovevo affrontare da solo, evidentemente. Sono sgonfiato, ma ho buttato giù la lucertola di Lizard. Sento Lizard che fa malissimo. Spero di arrivare col giorno, guarda. I miei non arrivano. Sono incastrati nel tetto, Lizard. Ok, qua qualcuno è arrivato. Ok. Mi ha quasi spinto giù la tua lucertola. È caduta giù poi.
Cioè, il fatto che il cavetto delle, cioè il cavo delle cuffie è veramente una rottura di palle. Quello. O lì sicuramente, solo che è okay. Cioè io col mixer non posso attaccare le cuffie con, cioè le cuffie wireless vanno con l'USB, devi attaccare l'USB e non c'ho l'USB nel mixer. Cioè l'audio mi deve comunque passare dal mixer. Cioè l'unica inculata del mixer è quella. Aia! Ostia, sparano le freccine. E c'è quello grosso qui. Fanno anche malissimo le freccine. C'è quello grosso. Qui, aspetta, ho io. Questa è tosta, Mi ritiro un attimo per deliberare. Al martello, a due col martello. Arrivo. Chiamali tutti tuoi, chiamali tutti. Sono qui, sono già qui. Ah, ok. Cioè, per ovviare al problema del wireless, avevo comprato l'affarino, il ricevitore wireless. Che male. Da attaccare col jack, che sono quelli che ci puoi attaccare, li puoi attaccare tipo all'auto, alla mano. Che ti trasforma il jack in Bluetooth praticamente. Che l'abbiamo ucciso il Pirlo. Solo che c'era una marea di livelli. Aveva quel minimo di otto ritardo che dà fastidio. Ok, fermiamoci qua. No, niente. Il ritardo nell'audio è terrificante. Sono salito di nuovo. Sì, no, che ho fatto già 4 livelli da quello su. Fammi vedere i pistolini, va. Venite qua. Vanno su. Cioè, ma sembra... perché vanno su? Perché aggrano la gente sopra. Ma io li sto chiamando. Qua. Ma non... guarda che non ce la fanno. Niente. Se... retreggiate un pochino. Se retreggiate un pochino, arrivo. No, aspetta. Beh, siamo fermi qua in una piazza. No, retreggio perché mi stanno uccidendo la gente. Non pare che respawnino dopo un po'. Mi stanno uccidendo proprio la gente. Devo arrivare con Oglios. Devo arrivare. Oglios, best acquisto è stato. T'ho detto, stanno. È tutto buggato e fa 4 tick di danno da 100. Quindi. Non ce la faccio a fermare. Aspetta, vado giù qua. Sono alla base della città. Niente, Vector è morto. Buttatevi di sotto. Aspetta qui tu. Niente, il mio calabrone è morto. Morto? Probabilmente morirà. Perché sei rimasto su. Prova ad andare a. Non so se riesci ad andare lì. E la lucertola dove sta andando? Ma perché? Siamo giù in fondo. Che palle sta cosa. Non ti seguono, no, anche i miei mi stanno seguendo. Devi buttarti giù di sotto dalla torretta, praticamente. Stai fermo qua, un attimo. Aspetta qui. Calafiori. Calafiori del cacchio! Qui, aspetta qui. Gli ho detto aspetta qui, sta andando lo stesso, è proprio buggato, niente, non si può prendere. Ah, ma è qui sotto però è morta la mia... Ok, forse riesco a ripigliarla. Niente, vabbè, alla fine. Ce n'è una stordita qua. La lucertola è anche morta. Niente, boh, non lo so. Beh, forse il calabrone non riesco a pigliarlo. Vabbè, la lucertola godo, gli poi mi prenderò il Geico, che è meno ingombrante. No, il Geico ormai è una merda, eh. Se lo devo potenziare. Mo che potenzi. Ma tanto... o si trovano di qua, spero che li trovano magari... Saliamo insieme... Cioè, saranno delle lucertole di qua. Sì, in caso il fatto è che tecnicamente la tattica sarebbe salire velocissimi. Perché così loro vanno ad aggrare, noi ci siamo sempre e li aiutiamo. Ora si arriva... Calafiori che sta uccidendo gente, mi fa salire di livello, ma io sono qua sopra. E qui sopra c'è una torretta, non è meglio ucciderla sta torretta? Oh porca troia, anche... meno. Ma ha appena sbombardato, non so... Dov'è la torretta? Ce ne sono due qua. Allora, ditemi quando ci siete che saliamo. Saliamo. Calafiori. La lucertola è qua, Giezza. Niente, Calafiori se ne va. Niente, saliamo, ragazzi. I miei non mi cagano proprio, non c'è verso. Qua, vabbè. Andiamo su, attacchiamo con loro e via. Sta morendo Calafiori. Ma perché dalle il martellone questo. Occio. Ok, morto. È bastata una frenata di Oglios. Dobbiamo andare insieme con loro, vedi? Se andiamo insieme, loro non sono mai da soli.
Non sono mai da soli e noi attacchiamo sempre tutti insieme. Dobbiamo salire di qua. Bisogna prendere un olio, Schlizer, eh? Ok, eccoli quelli con la spada. Proviamo a prendere quello. Se lo prendiamo lì per la lucerna. Grazie, Lila! Non riesco a partecipare molto alla chat, mi avete detto compagnia tutte le mattine. Sono due. Ben arrivato. Appena arrivi, Lila. Uno preso. Grazie di tre mesi. Occhio che lì si cade giù, eh? Sì, occhio che si cade. Vabbè, fate fare a loro. No, volevo... grabbiamo. Senza senso. Okay. No, ma ce la fanno i miei, figurati il tuo, no. Che... Grazie Lila, comunque buona mattinata. Cioè, il Calafiore è andato in giro da solo, ne ha uccisi tre, non so come ha fatto, ed è quello più scarso. Posso non farli spingere di sotto dalle merde? Ma infatti io vado a volare. Ci sono già sopra, hanno così. Sbombardato. Infatti, scusa, andiamo direttamente... Non ho paura che andare diretti ci sbombardano veramente tanto. Occhio ragazzi, che io ne sto combattendo contro due qui, eh. Mi è morto Giampiero. Te l'ho detto. Ma voi non ci siete qui? Dove siete? Aspetta, è morto proprio anche a me, no, non si può andare diretti. Aia, ma siete andati su per davvero? No, mi restate poi la mia se riuscite. E c'è un casino che dovreste Lo so, è che io adesso sono senza pattini. Ci provo, aspetta. No, stanno uccidendo uno. L'hanno uccisa proprio la tua, credo. No, bisogna No, è proprio morto. Io non so dove siete, ragazzi. Sì, siete andati da un'altra parte. Io ho seguito le scale. Non so dove siete andati voi. Devo andare a riprendere coso. C'è quello col martello qui. Liezar, scendi giù, scendi Aspetta, giù. Aspetta, non posso. Devo salvare il mio carabone. Se muore anche lui. È morto Bran. No, sono caduto giù. Ma porco Giuda, io sono da solo contro questo. È morto Bran. Sì, non si può andare su dritti volando. È pieno di torrette. Ah, non si può parare questo proprio. Come ci vado su io adesso? Me lo uccido. Me l'hanno ucciso. E io devo andare là dove avevo abbandonato il mio vespoide. Ma sono fortissimo. Io non ce l'ho più adesso. Questa cosa però potevano evitare che te li uccidono direttamente. Cioè, questa è proprio una cagata. C'è rotto curativo, mi ha dato. Io dovrei catturare un altro, ma non... come faccio a raggiungerli? Dove sono i miei? Giù! E di calabroni... Giù. Veloce! Qua ce ne sono. Vado via. Dai, io sono ancora di qua. Sì, sono alla torre, non sono morto. Ah. Per adesso cerca di rimanere in vita. Ma non so neanche come salire, perché mi sa che ci sono alcuni punti che non puoi salire a piedi. Non mi sentono questi qua, niente. Mi sentono proprio. Non c'è il sorcio. C'è solo il cartonato di Kojima di interessante. O me ne vado via da qua e torno verso i calabroni. Ne vado a catturare uno. Dai, vado a catturare un calabrone intanto. Ce la faccio da qua. Vabbè, ma hanno già mangiato. Sono abbastanza in alto. Io che faccio? Vi aspetto. Aspetta, Lisa. Il fatto che questi sono gestibili. Voi avete perso chi, quindi? Io e calabroni. Ok. E tocca fare... Marco, effettivamente ce ne hai uno a casa, tu. Se vuoi te lo lascio. No, non puoi. A parte che sarebbe meglio lasciarlo agli Ezar, che io ce n'ho uno parcheggiato di qua nel deserto. Posso catturarlo, Ho già attraversato quasi tutto il deserto, quindi. Fatemi vedere. Devo schivare le bombe che ti sparano. Calafiore ha fatto 56 livelli. Ok. Sì, adesso gioca Calafiore al 35 e al 21 la tarantola falco. Malediction. Che dobbiamo salire per le scale tutti insieme, non ce la fanno se attacchiamo tutti insieme. Se andiamo... Perché ce l'ho fatta io da solo a tenere qui dopo il martello. Abbiamo skippato e abbiamo fatto la cazzata, semplicemente.
Niente, io da solo con due calabroni ho tenuto due col martello, li ho uccisi, non so... Uh-huh. Erano messi male, però ce l'ho fatta io, che c'ho... Teria olio c'è più forte. Però come raggiungo? Come li torno su di lì? Solo che non posso muovermi da qui, se mi muovo da qui si aggrano e vanno su. Come li torno su? Dal deserto. State fermo, guarda, faccio proprio aspetta qui. Il tuo scarabeo cervo, Sdilli, è morto. No, l'hanno attaccato nel deserto. Madonna, quanto tempo fa? Anzi, ha resistito. Cioè, quanto tempo fa che è lì, più che altro. Lì, tra l'altro, è dove cicciavano fuori le tarantole falco, quindi... Quello è un Oglios. Puoi scendere... Tudinu? Che ti devo... Non posso prenderlo se sta là sopra, maledizione. Posso creare un'impalcatura, qualcosa? Aspetta, si muove. Ma muoviti giù, porca troia. Aspetta, facciamo una cosa. Ci proviamo a fare così. Torno a casa e mi plano di lì. Perché qua è impossibile da risalire dal deserto. Tanto riparo anche. Chat, non... Cioè, sta volando un po' più in alto e non posso... Di conseguenza premere F. Sto parlando mutato. C'è un vento fuori incredibile, lo vedo, ma non passa da questa stanza. C'è un vento, c'è gli alberi piegati, ma non entra di qui. Come faccio? Ciao. Diciamo che vado via di qui, dai. È inutile che vi aspetto qua fermo, tanto. Non lo posso rampinare, non posso... È solo che... Se provo a combattere un altro Olios e mi avvicino, combatterà? Forse è meglio la Vespash o qualcos'altro che c'era qua. La tiro lì, magari si attiva, attacca e provo il gomma qua, il cavallettone gigante. È veramente gigante sta cavalletta, però. No, l'ha shottata il mio Olios. Troppa potenza. Aspetta qui, va là. Porco Giuda. Spari more cade a terra, arresti e via. No. Non posso, con cosa gli sparo? Non ho una pistola. L'arco. E non ce l'ho. Che cazzo va anche questo? Ma perché volano così in alto? Oh. Ecco un calabrese. Io sto uccidendo l'accampamento che c'era qua. Andata via. Non ti aggra all'infinito. Devo provare con Olios 2. La cerbottana, no? La cerbottana no, è per ressare. L'importante è dei cerotti curativi o degli elisir dopo, se venite qua. Io ce ne ho un po'. Ho fatto fuori quelli nel villaggio da solo. Pensavo facessi più fatica, invece. Cioè, se mi beccano mi fanno malissimo, eh. Però se riesco a non farmi beccare e usare gli insetti, ce la faccio. Andiamo via. Ho preso Toninu. Maledetto Toninu. Arrivo, Marco.
Sì, portate appunto qualche... E io un po' ce ne ho, c'ho anche qualche Lisir. No, Lisir non è vero, non c'ho un cazzo. Non ce ne ho sei di quelli piccoli non servono a niente. Mi sa che io c'ho quelli. Sono quelli che ti droppano loro. Elisir di... Ma tra l'altro ho visto che li bevono gli insetti e si rifullano però, quindi sono comodi comunque. Se tu uccidi il tizio e lo droppa per terra, il tuo insetto va a bere e... è sicura. Mi aspetto qua. C'è della resina, me la prendo che mi serve per farla torcia. Dai! Perché non l'ho catturato? Ah, non ho più le trappole. Ah no, non ho il legno però, è vero. C'è qualcosa di legno. Prendo per il culo. Ma la cavalletta, cioè è anche figa la cavalletta perché fa effettivamente dei salti incredibili. La cavalletta è buona perché tanca però. Ma tanca olio. Niente, non riesco a catturare. Ma perché? Era una cagata catturarlo. Sì, amici, partecipate al giveaway di Stan Gaming. Rinnovate se dovete rinnovare. E seguite tutti gli altri link utili che abbiamo. Ferta, il negozio di carte con cui collaboriamo. Stan Gaming, dove c'è il giveaway. Tutto, tutto. Oh, preso. Qua sulla grata. Sì. Oh. Ma saranno anche respawnati? Che giorno? È probabile, arrivo. Allora, da dove sei Marco? Sono lì, sulla grata sotto, cioè praticamente dove c'è la scalinata principale. Se volete saliamo dove eravamo prima almeno. Aspetta, aspetta, aspettiamo anche gli Ezzar e facciamo tutti insieme, tanto ti do le cure. Aspetta, non qui. Vieni qua. Dove sei qua? Ah. Qua. Fa vedere cosa c'ho. No, ti do 17. Yello, grazie mille. Grazie, Yello. Do 17 bende. Grazie. L'ho usata. Benissimo. Vieni. Saranno 16. Grazie, sì, grazie, ma va Yello. Bene. Grazie, Yello. Per i due regalozzi. Ah, è vero, poi devo riparare l'arma perché giustamente io non sono tornato. Allora. Tanto fammi mettere i punti. Potremmo anche disattivare sta torretta qua sopra, perché tanto... Sì, intanto forse potremmo anche farlo. Aspetta, salgo io, mo. Aspetta che mi metto i punti. C'è poco spazio per muoversi qui, eh. Boh. Se sono tenute bene, però. Tu hai fatto tutto il giro, Moro, sei salito dalla montagna? Vabbè, lo stanno massacrando. Devo fare il giro qui. Lo stanno massacrando. Non puoi proprio. È iniziato a salire in caso. Se vieni qua, Moro, vieni qua. Dove sei qua? Sto distruggendo la... Sì, ma hanno fatto tutti i miei... No, hanno fatto tutti i miei cosi. Allora, io faccio quest'altra intanto. In teoria però si muove ancora. Deve uscire qualcuno, quindi. Dovrebbero uscirne tre in teoria. Uno l'ho ucciso. Ma non esce nessuno da qui. Neanche qua. Però la torre si muove lo stesso. Ma torniamo dove eravamo prima. No, e saliamo insieme agli animali. No, certo, è che volevo liberare le bestie. Perché se ti sparano, Marco, è finita. Tutto che facciamo il percorso suo. Aspettiamo gli Ezzar, però. Ma in due ce la fate, intanto. Salire sì. Vabbè, Salite sì. Con calma, senza fretta. Andate con calma, tranquilli. C'è la Taranto la Falco che andrà dove vuole lei. Già quasi al villaggio sotto, quindi. Dobbiamo salire anche di qua. Poi qua sopra ho ucciso due tizi io. Occhio, occhio, Marco. Mi ha preso la botta. Ecco. No, mi sta colpendo. Mi sta colpendo. Devo dargli da mangiare. Dagli. Pigliati. Guarda, piglia l'elisir, va, che tanto è piccolo. Per me non lo bevo. Guarda. Lo bevo, invece.
piccolo. Ho tirato fuori una damigiana. Hai tirato sì, fuori. Non so perché poi l'inventario è piccolo. Prendile, non lei... lo so, continua a cavalcarlo. Andiamo. Grazie, Valeppi. Ma ciao, Vale. Vale. Però. Come stai, grazie. Bella? Aia, si mammata. Ecco lì, ecco lì. Ma non c'è olio. Facciamo coi miei, però. Che cazzo è? Perché non viene? Aia, aia, proprio botto. Occhio, Marco. Non viene neanche il mio calabrone puzzo. Abbiamo solo i calabroni primi. Che fan cagare, poi. Beh, Calafiori prima fa tutto da solo, eh. Però... senza Olyosh mi sento nudosh. Ok, no, dai, ce la facciamo. Sono quelli con le freccine. Fammi chiamare di nuovo. Eccolo, è arrivato. A me non viene il pezzo di merda. Arrivano i bastardoni. Ah no, è Tonino questo. Ma è quasi morto Tonino. No, stanno già Oddio, attaccando Tonino. I miei. Eccoti. Gli no, arcieri. Tonino, vieni qua. Ma ho sbagliato completamente strada. C'è un'altra grotta. Ok, ne manca uno. Dove cazzo okay. È andato Tonino, ragazzi? Olio si è suicidato, è andato giù di sotto. Tonino, vieni qua a mangiare. Ok, ho ucciso i cervi. Volevo dire gli arcieri. Come dove cazzo? Devo bestemmiare su Tonino, vieni qua. Dove cazzo? No, vai? I miei sono andati su. Moro, Dio, non possiamo fermarci così. Dobbiamo andare avanti. Ma questi... no, perché se mi muore non possiamo fermare. Ma non posso fermare i miei insetti, se no muoiono tutte e due. Ma le dico Tonino che va sopra. Niente, io sono qua contro quello col martello. No, che è successo? No. Porca puttana. Mi hanno buttato giù le cose e sono in fondo io. Ce ne sono due. E se non mi sale Tonino, io sono bloccato sotto, ragazzi. Che è morto Tonino, quindi... Devo fare anche, potevano darti... si poteva salire in tubo stesso. Ok, sto facendo tutto da solo, non so come. Dai, amici, ce la facciamo. L'abbiamo ucciso, anche quello grosso. E se sei liberato, aspetta, Marco, eh. Ti ripeto che non dipende da me, purtroppo. Eh no, dico, sei liberato o... Continuano a correre questi maledetti. Non siate bigotti, no, sto no, sto cadendo no, giù, no. Sto cadendo giù, Moro. È diventato lì up veramente, sì. Sono da te, Moro. Sono caduto da te, praticamente. Devo andare su a piedi perché... mannaggia, c'ho i ciccioni che mi spingono con i martelloni. C'ho quelli tutti corazzati con l'armatura cicciona. Sì. Don't be gotti. I miei sono boh, a combattere, non so. Eccoli, ah no, uno eccoli. È qua. Io devo mo ritrovare dove cazzo è lì. Allora, scusami, ma l'ingresso era qui. Allora, qui siamo saliti per... prova a richiamarli, magari riesco a regrupparli in A. Niente, uno... fonde... Ma dov'è poi? Dobbiamo salire poi di qua in teoria. Andare di qui. Ma era laggiù, maledizione, aspetta. Poi di qui si sale. Eccoli i miei balordi. Che vengono sparati tra due secondi. Io come faccio a muovermi se questo non mi ascolta però? Come volo che questo non viene qui? Stronzo, ce la fai a mangiare? Calafiore, ti prego. Niente, non c'è verso. Io non posso in nessun modo... Ma poi stavamo facendo quella torre... per un motivo? Eh sì. Ma è lì l'obiettivo? Sì. Ma in teoria quello che... Non eri molto convinto. Quello dello schioppo ci aveva mandato tipo qua. Vabbè, ma mi hai colpito attraverso i cazzi qui. Ho preso Calafiori, ce l'ho fatta. Vado su. Stanno shottando. Occhio, quanto stanno bombardando. Sono morto. È morto Calafiori. No, a tu o... No, Calafiori. Ma non gli ha dato un cazzo la pozione che gli ho dato. Oh no. Sono contro tre persone, di cui uno ha il martellone.
Venite giù, venite giù. Arrivo, se ce la faccio a guidare questo stronzo. Ben uccisi. Ho perso le palle, sono morto. Dovevo bombardare. Sono morto. Mi è morto Toninu per sempre, credo, perché non c'ho più. A me mi si consuma il coso. No, dobbiamo salire uniti e continuare. E veloci, cioè non possiamo fermarci in continuazione. Perché questi fanno quello che vogliono, purtroppo. A me mi si... Oddio, qui sono quattro più quello col martellone. Vai, Olios, per favore. Io cosa ho perso qui? Perché mi si è tolto? Quanto siete in alto, però? Io sono morto. Sono morto, ragazzi. Ma sì, tu sì, no. Cos'è che ho tolto? Però che qua continuano a bombardare qui. Eh no, ma infatti bombardare... Il fatto è che non le puoi liberare, sti... Se avevamo posti qui, è un problema. Meno male che ho ressato Calafiori prima di morire. Sono più o meno dove ero morto prima. Vorrei che mi ressassi Toninu. Se lo vedo. No, Olios sta per morire. Aspetta, che mi è morto anche il mio. E sapessi dov'è? Non so neanche io adesso. Quando mi libero di questi, te lo dico. Mi sparano anche quando sono a terra. Il fatto è che le torrette non si liberano. Perché io le ho uccisi, non si liberano. Oddio, sono senza vita. Devi salire a piedi e basta. E gli insetti fanno i fatti loro. Se io ho notato sta cosa. Se tu sei a piedi, anche se i tuoi cosi volano intorno, le torrette non gli sparano. Sì, se tu prendi uno dei tuoi insetti, ti iniziano a sparare. Sì, come se quindi se noi saliamo a piedi e tiriamo dritto... Noi andiamo a piedi e tiriamo dritto. Saliamo tutte le scale e facciamo tutto. Esatto, loro volano intorno e ogni tanto ci aiutano. Facciamo così, andiamo tutte e tre insieme e noi facciamo il nostro percorso. Io sto cercando di salire. Vedo anche se trovo il tuo, ma per ora niente. Infatti, cazzi, io ho usato Calafiori per salire sopra per aiutare e mi hanno iniziato a sparare. Olios, vieni a mangiare. Non mi avevano mai sparato se non quando appunto stavo volando dove non dovevo. Perché non mangia? Mangia, strunz. Se adesso volete venire a casa, vi riparate e dormiamo. No, io sono arrivato qua. Ma poi respawnano. E allora arrivo al volo, mi riparo. Il fatto che devo trovare Toninu prima che ci crepa. Falci, mi serve il ferro. Sei qui sopra, poi me lo dai... No, sono praticamente di fianco a te. Sì. Mi serve un lingotto di ferro. L'ho buttato per te. Già se tolgono. No, ma si fa, gli altri si fanno tutti. Non gli arcieri, però. Anche gli arcieri, sì. Si attaccano da lontano, però è un casino. Non sono così veloci e non sono così forti gli arcieri, cioè te la puoi gestire. Cioè almeno ne ho uccisi una decina già. Mi hanno anche droppato le frecce quelle meglio. Mi aiutassero i miei animali, anziché andare in giro. Ma non mangi... Vabbè che è full vita, sarei fullato, vabbè. Ma tu sei lì. Ne sto provando a tornare, vediamo se non mi distruggono. Scarabeo cannibale, forse non la mangia, dici, per quello? Così avanzato? Se no dagli gli elisir, le facciamo apposta. Ma gli ho dato l'elisir, l'ha bevuto, non l'ha curato. Ma poi gli elisir, cazzo, sono meglio che li uso per me. Ma quelli piccoli tanto fanno cagare. E infatti non l'ha curato quello piccolo. C'è anche Calafiori, per ressarsi deve berne tipo 3 o 4. E tra l'altro il calabrone, quello di Calafiori, è quello più scarso che abbiamo. Ma scusami, ma mi ha colpito dietro la parete. E sono morto. Io sto arrivando. Ma sì, ma mi ha colpito, ero riparato dietro la parete, mi ha colpito, sono morto. E niente, adesso non c'ho più il... Non c'ho più l'elicottero, non c'ho più Tonino. Soplano e cerco di prendermi una petta di là, così a caso. Sto provando ad arrivare da Liezar, ma non mi ricordo benissimo la strada. Diciamo che è proprio una pessima idea fare un punto di combattimento con... No, è tutto sbagliato. Cioè, come sempre, sti giochi qui alla fine diventano completamente una merda. Ma completamente, ti rovinano completamente. Cioè,
vai in un'area super difficile, senza punti dove puoi fare la base, senza... grazie Tom. Con cose che grazie, ti... Tom, c'è l'occhio. Con i nemici super difficili, cioè non ha senso, diventano subito una merda. Più che altro se i miei insetti tra l'altro vanno per i fatti loro e si va verso l'alto, io non posso né cavalcarli né dirgli esatto, di star fermo. Cioè, perché posso accettare che vanno un po' di merda, voglio dire, un gioco fatto da poche persone indie, roba del genere. Ho letto bene, c'è una tempesta in però, arrivo. No, non ci ho fatto caso. Allora, in teoria è di qua. Niente, mia lucertola è buggata, non si ritorna più vita. Perché appesa e niente, perde vita istantaneamente. No, tipo dirgli, anche se sono lontani, digli stai qui, stai lì. Perché io non posso ogni volta averlo di fianco se questo mi continua a salire su. Cioè non riesco proprio a prenderlo. Non posso cavalcarlo, anche a parte che se lo cavalco mi bombardano e le torrette non sono liberabili, quindi comunque non è che... Mi sta morendo anche il calabro perché continua ad andarsene. Questo è spolato dietro di me. Devo. Sto cagando addosso. Ma tu. Niente, se n'è andato. Non mica la fiori. Fa freschino, mi fa. Il mio calabrone si è liberato di nuovo, è morto. Niente. Sei morto pure tu? Sì. No, mi sta facendo venire nervoso sta zona che... Me lo certo, praticamente. Non ho più animali. Io letteralmente non ho più animali. Il fatto che poi, cioè, se tu vai su... Cioè, tu volendo puoi farlo anche senza un calabrone che vola. Devi andare lì ogni volta a piedi, muori. O grande poderoso termo Oraculosh, dovrei alzare il culo. Sì, che non mi credo ricordo sia molto devo più passare. Costoso addestrare delle scimmie a raccogliere noci di cacca e farti alzare il culo. Sei veramente pigro come la merda, Mewtwo, mi sembra di capire. Io non so come, non ricordo dove si passa io. Sono qua nella zona dove ti sparano anche, ma non era di qua. Ho fatto una strada diversa, sta mi sono questa perso notte. Oddio, l'uccellino. Sì, ma io adesso non posso tornare, devo prendere di nuovo un altro calabrone. Sì. E la mia lucertola comunque è morta, quindi comunque non ho altri... Ciao, Fra. Stavo avendo mezze difficoltà anche Olios contro quattro stronzoni lì. Era contro quattro, per carità, però... Non abbiamo più resi, non abbiamo più niente poi. Ma perché stiamo andando lì sì, sempre, quindi non ci stiamo... Ma resi da c'è, non è vero. Ma ne abbiamo milioni, perché non dice che non c'è? Ma questa zona non si può praticare. Hai capito, fatto, torno a casa perché mi stanno bombardando di nuovo, mi sono rotto le palle, dai. Ma mi serve una pezza, mi serve però un qualcosa per volare. Ma se ti libero il mio... E poi comunque lo dovrei catturare in ogni ma caso. Ma vado, faccio... Vabbè, questo si fa, Che altro che sono i miei intorno. Li poggio qua. No, vabbè, ma il calabrone lo catturo easy. Perché tanto poi fermo. Se si fa là si muore subito. Allora, tu stai fermo qua. Non trovo calabroni. Calabroni. Te lo libero? Non sono a casa adesso. Cioè, già che sono qui, provo qua a catturarlo. Quella casa tienitelo per emergenza. Cioè, sempre che trovo un cazzo, non lo trovo. Ma Josh rimane qui per sempre? Sì, Josh fa la guardia. Via. Vinto lo scudetto. Tutti perdevano l'agro, mostra cimice mi rincorre per sempre. Ma che vuoi? Vado a ricatturare un altro. Sì, però poi dobbiamo andare insieme, se no non... Sì. Non si può andare da soli qua. Posso catturare una guardia?
Ma in realtà, cioè, sono meglio comunque i nostri insetti delle guardie, cioè, che vanno per i fatti loro e tu rimani sempre da solo. Voglio una guardia volante. Delisir. Che cazzo vuole questo? Può essere catturato veramente. Allora, ah, però tonico resistenza è quella, è la stamina, però. Faccio una caballetta. Perché si può fare il tonico, però appunto la resistenza non ce ne frega niente, no? Martello di ferro fa tanto male, però, eh. Cioè, meglio il nostro per... Eccoli le apette. Che poi, una volta che arrivo là... Ah, non mi sono fatto i tubi per resuscitare io. Te la tiro su io, che tanto ce l'ho infinito. No, non è infinito, che... Vuole un po' consumarlo. No, no, lo consuma subito. Non l'ho mai... Eliezza, non l'ho mai consumato, sono sempre quello. L'avevo dato a Moro. A me è durato tanto, però dopo un po' uno si è consumato. Secondo me ce l'ho buggato e va bene così, guardami, mi sta bene. Allora. Ma porca troia, l'uccello. Ma l'arco ricurvo cos'ha di meglio dell'altro arco? Niente. Aspetta, mi faccio l'arco di chitina, va. Quello è meglio, vediamo. Devo catturare le api, adesso che l'ho trovato c'ho l'uccello che mi zompa dietro. Ah, è andato via. Allora. Ho detto di farmi sta cosa. A cacare, però almeno posso andare là. Chi è? Una rana. La mia vita che se ne va. Non l'avevo mai vista la rana. C'è una picci. Non ero mai stato in questa zona. Allora, hanno aggiunto effettivamente... Madonna, ho detto cosa è successo. Mi hanno taggato nel gruppo dello sport e anche su Instagram. A quanto pare hanno messo NBA Coming to 2025 su Prime. Non si può cavalcare questo. Però non si sa come... Non si sa niente, però. Non si sa nulla, però, ancora. Vabbè, magari saranno alcune partite. Tipo 3-4 partite ogni tanto. Boh. Comunque qualcosa. Quindi salirà ancora l'abbonamento di Prime di prezzo. Vabbè, ma tanto mettetelo dentro... O se non quest'anno, massimo la prossima aumento. Paghiamo ancora troppo poco in Italia Amazon Prime. No, no, vabbè, non credo sarà così grave, Ferro. Ma poi per le partite in diretta non credo parta la DV. No, non credo, anche perché le... La DV vabbè, parte per le cose, per le puntate. Se tu stai guardando una partita di Champions, non credo comunque, parta la DV. Cioè, spero di no, dai, per... diciamo così. Se non vuole pubblicità in mezzo, devi pagare di più. Vabbè, ma le pubblicità, se mi metti ogni tanto 15 secondi, è come il calcio vero alla fine, quindi me la collo pure. Ma per me semplicemente Ferro alzano il prezzo e via. Cioè, alzano il prezzo dell'abbonamento e la risolvono così. Scusate, ma non c'erano i calabroni neri? Dove cazzo sono? Non sono di qua. Ime, sul fatto dei pacchetti ne parlavo anche con Franci, ma secondo me non vogliono farlo per politica aziendale, perché non l'hanno mai fatto neanche in America. Quindi non lo so. Avrebbe senso, perché uno non gli interessa lo sport e deve pagare 50 euro in più all'anno. Non ha senso, però... Non lo so. Cioè, non ci sono insetti che si possono cavalcare. Di devo qua. Venire da voi, ragazzi, quindi. Boh. Perché se vogliamo riprovare, vengo subito. Se... No, ma mi sa che... Aspetta, no, lì c'è un calabrone. Non è vero, una blatta di me... No, c'è anche un calabrone. Si stanno vengo comunque da voi. Poi vediamo. No, no, ma io sono d'accordissimo con te, solo che credo non lo vogliano fare proprio perché è un po' come il discorso di Netflix con l'annuale, cioè sono politiche aziendali e le rispettano semplicemente. Ma no, tutti me attaccano, scusa. Beh. Ferro, fai conto che noi siamo quelli che pagano meno.
E comunque Amazon Prime è salito 2 anni fa. In Italia noi siamo quelli che lo pagano meno nel mondo, penso. Cioè, tra quelli più. E credo che quello che sia salito meno Amazon Prime rispetto a tutti gli altri, in modo anche positivo. E comunque sì, costa qua 5 euro al mese. Io poi, ripeto, sono d'accordo con voi, però... C'ho solo 2 trappole, quindi devo... Sì, fate conto che quando noi pagavamo 40 euro all'anno, 30 euro all'anno, in America ne pagavano già 100. Poi è vero che hanno cose di più di noi, per carità di Dio, piano piano stanno rimpolpando anche il nostro, però... Oh, Moro, sono arrivato con te. L'ho presa. Mi schifo. No, non attaccarlo, per favore, che non hai vita, pezzo di merda. Aspetta, ti aiuto. Ma non lo posso... Ah, non lo posso mettere in parti adesso. Aspetta che muoio. Aspetta che lo ammazzo. Uno di vita. L'ho ucciso. Allora, aspetta che devo richiamare tutti qui. Allora, via sta pedina. La tattica comunque è quella, noi andiamo su. A una certa proviamo a richiamare gli insetti, ma noi continuiamo ad andare su, non ci fermiamo. Come festa. Ah, c'ho il party perché c'ho... Sì, ma io non ho ancora niente. Vabbè, adesso appena catturi andiamo. Io vi sto aspettando. Sei riuscito a portarmi anche delle trappole che non so se... E devo rilasciare Toninu proprio perché è laggiù. Vedo dove sei. E lo rilascio. Dove sei? Questa è Lieza. Sarai di là. Se sbagliavo rilasciavo Oglios. Ma poi perché Oglios c'ha poca vita? Oh, tanto io sono pronto. Ma tu sei nel deserto lì? No, sei qua sotto. Aspetta che ti butto le... Prendo anche sta petta. Tanto la posso prendere. No, via però con gli animali. No, ma non è mio questo, eh. Cioè, lo sto cavalcando sì, io. Tienilo. Non posso dargli da mangiare. Solo che come te le do le cose? Le posso buttare da qua? Giù. Vedi un po'? Sì, te l'ho lasciate. Costa 4 euro, ma se vuoi vedere senza pubblicità sono già 7. Poi la metà della roba che c'è in realtà è di altri servizi. Ha pochissima roba e mette delle serie in Italia, sono... Metà delle serie in Italia sono incomplete, ma pare di Prime. Ma in realtà c'ha comunque tante serie valide. Hai preso la lucertola forse. Tante le serie che non vedete complete, perché magari sono in diretta ancora, le stanno trasmettendo in alcune cose che da noi non ci sono, tipo Young Sheldon, io non posso vedere la sesta e la settima perché devo comprare l'altro abbonamento, ma perché è di quell'altra azienda. Però tutte le... cioè, quelli sono casi. Comunque Prime ha roba da guardare, ce n'è. Hai il servizio di spedizioni gratuite. L'unica cosa è stata la cosa della pubblicità che mi ha dato fastidio, più che altro perché a me risulta molto invasiva quella di Prime rispetto a quella di Netflix. Ah, devi trovare il calabrone sugli Ezzar. Sì, perché ho catturato una lucertola da questa zona del... Cioè, io vi dico la verità, io Prime lo faccio 90% per le spedizioni. Eh sì, anche io. Perché se mi togli quelle... Credo già la maggior parte tutto. Della gente lo faccia per quello. Poi c'è la sub, che è comodissima, ma sperando più... rimanga. Ma la sub la faranno un centesimo di chi ha Prime in Italia, cioè non è per quello che viene fatto. E quella di Prime a me risulta piuttosto invasiva rispetto, ripeto, a quella di Netflix, che non mi sta dando fastidio. Non metto ogni tanto... Marco, vai 14... cercare il tuo sito. Sto cercando anche io. Cos'è che devo cercare? Un calabrese. Ma di qui, di questa parte qui? Sì? Dovrebbero essere anche di qua. Credo sono quelli neri. Quelli neri. Era sul cancello, dovrebbero essere. Sì, in realtà è vero, mediamente costa più o meno come da noi. Prime è solo appunto in Germania, Stati Uniti e Gran Bretagna che costa molto di più. Ma perché adesso li abbiamo alzati anche noi, li abbiamo un pochino sì, raggiunti. Però no, anche fino a qualche altri paesi, tempo fa. Tipo Spagna, così costa più o meno come noi. Forse Francia, costa lì. Io non vedo calabroni, ragazzi. Secondo me non erano verso il cancello. Eccoli. Ah no, aspetta, questi sono quelli luminescenti. No, però le api non api. Si possono neanche cavalcare, quelle merde, schifo. Eccolo. Vieni da me. Dove sei? Ah, sei qua vicino a me. Aspetta che... Quella di Netflix rompe il... Aspetta che lascio l'animale qua. Anche ma io. Ma non lo so, a me non dà fastidio quella di Netflix. Ma è pieno di... Ricordo perché di solito è abbastanza corta. Prime mi è partita roba mi posso da 2 pubblicità lunghe e mi rompe le balle. Aspetta, quello che ti segue... No, questo è mio, eh. Era più verso... verso cazzin, di là, perché Twitch è il rosso. Quindi sta facendo di tutto per provare a prendere soldi da tutto.
Per la questione Twitch hanno già cercato di risolvere. Appunto, hanno abbassato il valore del Prime, hanno aumentato il guadagno sulle altre, in modo tale che spingi a fare quelle a pagamento. Però cioè... per ora è ancora lontano. Beh, situazione. No, è iniziato da un mese. Ma non è Bezos, ragazzi, che... È iniziato da un mese sta cosa. Ma dov'è il calabrone? Bezos è a posto, è Twitch il fastidio tutto, in realtà. Beh. Cioè, Bezos è a posto con Amazon e è proprio Bezos Twitch che poi Amazon, non gestisce Twitch davvero. Lui. Ah, è qua lui. Per Bezos Twitch è solo un fastidio adesso attualmente. È solo perché è in rosso, quindi lui ci perde e basta. Sì, diciamo che è un'ottima vetrina, ma non porta guadagni, diciamo. Per quello che stanno cercando di spingere. Ma c'è l'uccellino che mi sta inseguendo, posto. Ragazzi. Non andare verso là, ci sono i miei insetti, gli allora. Sì, Katzin, però hanno fatto vedere più e più volte che non è sostenibile questa cosa. Oh. Cioè, la pubblicità che gli fa non è abbastanza per giustificare un servizio che gli costa un sacco in piedi e non gli fa guadagnare. Anche perché Prime, comunque, la pubblicità se la sta facendo nel corso del tempo tra spedizioni e altro. Tutti conoscono Amazon. Oh, tutti Marco, conoscono le spedizioni. Tu? E adesso vi raggiungo. Siamo all'inizio del deserto. Olli, mi sembra strano che non ti partano pubblicità, visto che il 99% delle persone si lamentano del fatto che le pubblicità su Twitch sono eccessive. Quindi sì, è vero, probabilmente no, il problema tu nel tuo browser o una roba del genere, perché è possibile che non ti partano pubblicità. Sì, ma c'è un browser con Adblock. Che poi dovrebbero partire comunque, in teoria. Sì, dovrebbero comunque partire. Alcune. Sì, alcune. Le cosa pubblicità ci Cassi? Sono su Twitch. A parte che non è così vero, non è così vero che abbiamo un bacino d'utente così giovane. Abbiamo veramente tutta l'età noi. Ma, dove? No. Ma poi non so cosa c'entra col discorso del... Cosa intendi con abbastanza giovane? Perché la nostra media è tra i 25 e i 34 anni. Ma poi l'hai preso questo, Moro? C'è questa pedina? Il bacino più ampio. No, ma tanto che cazzo ci facciamo? Boh, era per provare la cosa di Icaro, però se ce ne mancano un bot. Vabbè, la prendo perché c'ho spazio. Non ho capito cosa c'entra col Twitch in rosso e le questioni del Prime, però la... non è proprio... Perdonami. A me parte comunque anche sulla pubblicità, sulla TV, ve l'assicuro. Partono tutte sulla TV, sulla TV dipende. Perché tanti dicevano, no, perché ho sentito spesso, no, fate il trick di guardarlo sulla TV che non parte la pubblicità. Mi sono sempre partite, io la guardo solo in TV. Grazie Gibo. Grazie Gibo. Sarò sfigato io. Grazie del livello 2 per 6 mesi, grazie mille per aver pagato in anticipo. Godo, potevi aspettare grazie, magari Gibo. Settembre, però va bene lo stesso, grazie. Grazie Gibo. Tra l'altro... Sempre... No, ma non c'entra niente, cazzi, la pubblicità mirata è in rosso, fine. Cioè, ma non c'entra. Poi non c'entra nulla. Twitch, Twitch è in rosso a prescindere dal tuo pubblico, a prescindere da cosa segui. Cioè non... Poi ripeto, non... forse non stiamo capendo cosa intendi. Il però... 60% della gente o 70% che ci guarda è tra i 25 e i 34 anni. Quindi sì, giovane, sì, la nostra età, non è vecchio, ma non gira è neanche... intorno alla nostra età. Non è neanche intorno ai 18 anni, ecco, diciamo. Ma no, comunque ripeto, non c'entra col discorso di Twitch in rosso, non c'entra col discorso niente. Dei rincari di Prime. Non Twitch in rosso per il Prime, semplicemente perché regalava soldi. Adesso hanno nerfato Prime talmente tanto da cercare di ritornare in auge. Dovrebbe riuscire a ritornare in auge. Cioè, perché... Twitch, se lui ha un ragazzino di 16 anni che guarda una live e prende la pubblicità, o ha un signore di 50, cambia niente. Questo è un nemico? Sì. Ahia. Beh, ci sono eccezioni più inferiori. Ma in realtà anche è il motivo per cui si vocifera pubblico... che vogliano togliere il Prime, rovinando praticamente tutti gli streamer, perché non ce la fanno a sostenerlo. Ma infatti non lo toglieranno, ma lo stanno nerfando talmente tanto da non andare in più in perdita. Come bisogna vedere se queste cose che stanno facendo alla lunga avranno un senso. Beh, capisci che da 2 anni fa ad adesso il Prime è da meno della metà, quindi potenzialmente ci possono rientrare. Vabbè, 30 perché anni comunque poi... siete giovani, 30-35 anni siamo ancora considerati giovani. Poi... Che altro, come dicevo, i sub, cioè gli streamer spingono a fare gli abbonamenti a pagamento dove Twitch ci guadagna, perché sono abbonamenti a pagamento. Ma Olli, ma in realtà non è una questione di sponsor. Allora, sicuramente ha un senso, perché per esempio, questo lo sappiamo in generale perché si sa, ma lo sappiamo anche per fonti interne a cose. YouTube acchiappa molte più... gente che gli... cioè molta più brand. Beh, preferiscono comunque... di gran lunga YouTube per quanto riguarda meno, sponsorizzare una... No, sì, comunque le pubblicità... No, sì, anche è perché vero, considera che Twitch dopo no... che ha...
dopo che hai importato, anche se poi nerfato, le slot, sì, e sì, un contenuto più erotico, eccetera, tanti brand si sono allontanati. E già solo per quello. Twitch ha anche una maniera di pubblicità importantissima. Guarda, vi faccio un esempio idiota. Non so chi di voi segue la GOT League. Io non l'ho mai seguita, ho iniziato a guardicchiare quest'anno. Hanno smesso di fare le live su Twitch, quelli della GOT League, perché nessun brand voleva contattarli. Sono andati su YouTube, hanno trovato Revolut. Però la Kings League invece aveva un sacco di sponsor. La Kings League, quindi... c'è dietro una roba molto più grossa lì. C'è un personaggio con molti più soldi League dietro. Che non no. Sponsor. No, allora, quello è un po' entrambi. Nel senso che sicuramente avere dietro uno grosso ti aiuta. Però è vero che YouTube, lo sappiamo perché ce l'hanno detto, gli su YouTube c'è brand che... Ci sono molti più brand che sono interessati. Twitch, tanti brand sono scappati, eccolo, dopo che hanno visto che la merda che veniva fuori. Ma non è solo per quello che è il rosso Twitch, è rosso per tanti motivi, non solo per quello. Nel senso, dico, ci fa se dalla sub normale Twitch un euro lo dà lo stream, ehi, dalla sub cibo, Marco, è quello che succede già adesso, Sorcio. Cioè quello che mi hai dato tu prima, te ne do... Dammi giusto qualcosina. Ti do... No, Sorcio, quello che hai scritto è una cagata. Posti, prendi questo. No! No! Va bene. Pigliatelo tu a sto punto. Allora, no, il piano aspettiamo è noi saliamo a prescindere dagli insetti. Noi giochiamo, esatto, noi tre. Allora, saliamo adesso con gli insetti, vabbè, giusto qui al primo piano, e poi saliamo a piedi fino in cima. Cioè, non cavalchiamo più gli insetti. Sì, sì, no, mai più. E noi vediamocela noi tre. Se poi arrivano anche gli insetti, bene, noi vinciamo. No, le ma cose gli noi insetti tre ci vogliono. No, ma arrivano, poi arrivano che non dopo. Li cavalchi. Non, no, non no, li cavalcare, perché sennò ti bombardano e muoiono, quindi non ha senso. Allora, ecco appunto, scendete. Scendiamo. Saliamo a più. Noi combattiamo noi tre. Stiamo vicini noi tre e combattiamo noi tre. Se poi arrivano, meglio. Sì, no, infatti, Valerio, cioè la Kings League e la GOT League hanno proprio budget diversi. La GOT League è il rosso, infatti è andata su YouTube proprio per uscire da questo rosso. La Kings League c'è dietro un sacco di soldi. No, ma il problema è che, come hanno fatto notare, il problema di Twitch è che dà la possibilità a streamare a letteralmente chiunque, quindi anche gente con uno spettatore, comunque quelli sono server papelli che vanno e devi pagarli. Vabbè, quello anche, anche YouTube è così, non è... Dietro a Kings League sono ex calciatori con milioni e milioni sì, di ma euro. È diverso. Vabbè, in che modo? Perché su... andare di qui, ragazzi. Diciamo che dopo, probabilmente Twitch ha iniziato a perdere con la pandemia, che tutti sono andati a streamare su Twitch. Tutti, addirittura chiunque. Amazon dovrebbe avere gli Amazon server, che sono la roba costano più del mondo. Costano tanto. E costa mantenerli. Ma è rispetto problema a quello che guadagnano... Sì, YouTube, nel senso, dovrebbero costare. No, no, ma amore, il fatto Twitch che... sono troppi... Il fatto che probabilmente spendono le stesse cose, solo che Twitch non riesce a ricavare quanto per esatto, gestire quello esatto, che spende. Come dice, YouTube, dice Barabba. Però YouTube non ti paga se fai un tot, se non ti paga niente se non arrivi a un certo quantitativo di visore o quelle genere. Invece Twitch, vicino a prescindere le sub, anche se fa vabbè, che io un sono canale, veloce, una sub, comunque corro, i soldi che gli dà. E non ti porta guadagno quello. Cioè, a Twitch gli streamer tecnicamente ah, piccoli. Ah, però vedi, qua è rimasto libero. Non so come funziona, quindi non ti so dire, sinceramente. C'era, io avrei proposto anche... che altri più o meno mi danno ragione, di non dare il prime a Twitch a chi non è partner. Cioè il prime, la subprime la dai solo a chi è aspetta partner. Di qua, saliamo di qua e planiamo dall'altra parte. Ah, ce l'avete fatta voi? Sì, ma... dal mezzo. Porca troia. Non salite sugli insetti, eh? No, no. Io non riesco a salire. Perché non mi si aggrappa a me? Sono dovuto per salire sul coso perché ero bloccato. Ma non mi si... Come hai fatto, Moro? Boh, saltato. Non riesco. Lo so, Filos. Lo so, assolutamente. Però se piuttosto che quello, Twitch chiude... Sì, tu riesci? No, qua non... Ah, aspetta, ce l'ho fatta. Che se salti in un certo modo, ce la fai. Cazzo. Vado su. No, la partner devi avere... Adesso devi avere un centinaio di spettatori costanti e comunque non ti garantiscono la... di avere un tot di numeri adesso per averla fatta. Ma anche prima, in realtà. Sai cosa? Gli arcieri non li puoi carriare, è l'unica. No, li puoi uccidiamolo veloce, qua è una merda. Curati veloce. Sì, sì. State curati, state. Ni. Creator, piccoli, che cazzo gliene frega. Ferro, capisci che se io do il prime a un... Faccio l'esempio tuo, no? Ok? Do il prime a te, Twitch sborsa soldi per dare il prime. Però non ci guadagna nulla Twitch. Se invece dà solo sub a pagamento al streamer più piccolo,
comunque Twitch un pochino ci guadagna, perché cioè, comunque considerate ragazzi bombardato che 100 volte. Il costo loro di tenere la live se su noi facciamo una 12 ore, se noi facciamo una 12 ore costiamo un sacco a Twitch, con la differenza che puoi rientrarci in qualche modo. Perché è andato a combattere quello col martellone, ragazzi, che adesso ci crepa. E adesso lo aiutiamo da qua, aspetta. Eh no, perché adesso è io morto. Ho cambiato l'arco. Poi ho estremizzato, è l'esempio, però. L'ha tirata a me. Ok, io sono su. Ecco, appunto, è morto. Te lo tiro su io, poi. Qui c'è un altro. Perché per Twitch, tecnicamente, tenere su una nostra, un'ora di nostra live e un'ora di uno che fa uno spettatore è lo stesso per Twitch. Solo che noi magari gli diamo... A parte che noi siamo anche medio... Ormai siamo medio piccoli, non più sì, una vabbè, volta. Ovvio, sì, ovvio. Però comunque siamo un canale buono. E comunque sto facendo possiamo... esempi, ovviamente. Sto prendendo amici, esempi, saliamo su, venite. No, ma mi hai tirato su... Ma non è... Ma quale dici tu? Perché forse ho capito male. Qua dove abbiamo combattuto quello con martellone. E non lo so, lo vedevo volare, mi sembrava vivo. Penso io, con la mia differata magica. Niente, grande. Non consumo io, ragazzi. Dove cazzo io sono... è andato, però? Lascialo stare, andiamo su neanche 10. No, perché ma c'è quello grosso. Sono in due su quello grosso. Il fatto che io ho gli usci è tutta una merda, quindi... E mi è morto di nuovo, perché giustamente non aveva tutta la vita. Esatto, Zio Bob, quello che dicevi tu. Amici, mi stanno colpendo gli arcieri. Maggio. Che paura di cadere anche. Ah, io sto morendo, mi hanno incastrato. Io sono qua da solo con gli arcieri. Ok, è andato giù. Sto qua me dietro, lo ritiri, mi ritiri su di nuovo Pippo. Faccio io. Tira le... no ragazzi, no. Questa mi sta sciogliendo con le frecce. Il fatto è che cazzo vuol dire che non si può disattivare? Ma poi scusa, io gli faccio con l'arco nuovo, le frecce nuove, gli faccio 21. Ma lei c'ha le mie stesse cose e mi fa 200 a me. Aspetta, che do. Non ho capito, vabbè. Ferro, cosa vuol dire l'ultima frase, perdonami. Se non ti non parla a... nessuno, perché sono sul tuo... Ragazzi, occhio, quella ti devasta. Dobbiamo salire e menarla. Quella con l'arco? Sì, fa malissimo. Quella lei che colpisce anche da dietro i muri. Arrivo, ok. Quello che sto dicendo io, Ferro. Io non sto dicendo di non dare più le sub agli streamer piccoli, ovviamente no. E limitare il Prime, perché il Prime è un'emorragia di soldi a Twitch. Ok, menatela, va. Sono arrivati i miei, finalmente, non so dove erano. Okay, è andato. Sono salito di livello. Allora, ho 15 punti da mettere io. Anche se salti, ti prende come volo e ti bombardano. No, dobbiamo andare a piedi, non c'è verso. Dove dobbiamo salire? Non c'è, no, Bob, non è una giustificazione, cioè non capisco il tuo discorso, Bob. Cosa vuol dire? Perché Amazon aumenta i soldi, allora non va bene, le altre sì. Cioè, comunque Amazon si aumenta i soldi perché gli aumentano i costi. Sapete quanto spenderà per solo per i server Amazon? Ragazzi, torniamo sempre... La risposta è sempre quella. Twitch, con i costi dei server e tutto, non sta rientrando della cosa. Paragonare con altri siti di streaming, eccetera, Prime non ha senso. Ferro, il Prime non prendi più 70-30. Ah, c'è gente, venite. Anche noi non prendiamo più 70-30, prendiamo uguale a voi col Prime. È per quello che dico che si può attuare sta cosa, perché tanto... Io sono molto più alto di voi adesso. Okay. Amici, correte! Aspetta che ho ucciso uno lì. Arriva c'è un martellone, forse, Mister Kennedy. Ok. Occhio, ci sono due martelloni, Sì, ma lo faccio scendere, poi se io scendo mi guardo. Lieta, ma tu dove sei? Perché ho preso le scale di lato e sono salito. Dobbiamo stare insieme noi. No, pensavo che stavate perché c'avevo morti di me, poi non so, ho cambiato io strada. Martino, c'ho 12 HP. È morto questo, vatti a curare. 12 HP. Perché forse se venite su di qua saltiamo un bel po' di spazio. Ok, sono morti questi. Aspetta, prendete... No, ci conviene fare la strada che c'è, Lieta, non saltiamo niente, che è un disastro. Aspettate un secondo, mi devo curare. Curiamoci. Finché c'è olio è morto qualcuno, forse. Sì, il calabrone è morto. Dove cazzo era?
Gianluca, ma è un insieme di cose. Cioè, che boh, non si considerate che Twitch, anche per uno piccolino adesso, uno piccolino su Twitch non lo vede nessuno. No, ma più che altro, ripeto, perché non è una piattaforma che ti aiuta e vuole solo riguadagnare dietro. Per Twitch il costo di uno streamer da 10.000 spettatori da uno da uno, per Twitch è uguale. Ah, c'è l'app qui davanti che sta, ha preso un colpo ed è già morto praticamente. Venite su, saliamo su. Simon, si può. Ma Lezza non c'è ancora, vero? Sì, notizie pubbliche, non c'è. Cioè, non lo so, c'era la sua lucertola che prendeva le mazzate, ma... Lezza, mi stai buttando giù. Sono qui contro quattro io. Sto arrivando, ho rischiato la vita. Per quello scarica. Che dico, ha più senso. Poi capisco anche che può essere discriminatorio, ci sta, però... Ma poi ragazzi, adesso noi stiamo parlando di streamer più piccoli, perché noi abbiamo un cuore che ci piace per tutti. Il problema è che a Twitch non gliene frega niente di voi. Che poi siamo anche noi piccoli, né di nessuno. Non gliene frega niente di nessuno. Loro, se sono in rosso, devono fare qualcosa per uscire da questa situazione, se no si taglia tutto. Allora, teoricamente il cambiamento che hanno fatto dovrebbe servire a quello, si spera, però non si saprà adesso, hanno iniziato da un mese a fare questo cambiamento. Mannaggia loro, in due, tutte e due mi hanno menato. Tra un annetto si saprà. Ehi, sono quasi andati tutti. Cioè, paradossalmente siamo più noi streamer medi o grossi che spammano quelli piccoli che li fanno andare avanti, che perché Twitch non fa niente per voi, non gliene frega nulla a voi. C'è un sacco di gente. E se voi un giorno dite allora vado su YouTube, Twitch sbadiglia e dice ciao. Cioè, non gliene frega proprio nulla. Non, loro è, che, tanto... non è che poi non gliene frega, che cazzo ci deve fare? Cioè, non è... no, esatto, poi non è che su loro devono solo riprendersi da una situazione brutta. Proprio... Se parli dall'inizio anche su YouTube non è che cambia molto. Cioè, è inutile dire, ma io sono piccolo, voglio crescere, voglio i soldi. No, e ma che cazzo giustamente, però non giustamente lo vuoi questo tu da piccolino, cioè, solo che non gliene frega niente a Twitch. Noi per Twitch siamo nella nei medi. Guarda, una volta eravamo tra i più alti, adesso siamo medi eravamo bassi, top, adesso, no, adesso siamo medi, perché appunto medi, come dice Ferro, sì, è vero, perché 300 poi, e 600. Giustamente, è un insulto anche a quelli piccoli veri, se noi diciamo medio-bassi, poverini, non è vero, però... Sì, ovvio, di tanti. Questi menano, dove cazzo sei questi meno? Beh, oddio, anche nel mondo forse, tutti, Ferro, perché nel mondo ci sono streamer che fanno molti più numeri, ma ce ne sono anche tantissimi che fanno molto meno, quindi comunque la media è sempre quella. C'è molta più gente, quindi. Esatto, c'è molta più gente anche più piccola che streamer, quindi comunque la media è sempre quella. Ma qui tutta ho l'app, ok, siamo quasi alla fine, vedo la fine. Ma non sì. Amici, abbiate pazienza, datemi un secondo. Vai, fai, anche io devo... Comunque dico, secondo me con il cambiamento che ha fatto con Prime... ritornerà, poi sicuramente aumenteranno Prime, magari, quindi ci guadagneranno ancora se tolgono di il Prime siamo tutti no, lo tolgono, appunto, si ripeto, secondo me in caso aumentano Prime, aumentano il costo di Amazon Prime, ma certo Gianluca e così ci guadagnano dall'altra parte. No, esatto, Ferro. Poi oddio, se ha 50 spettatori ma ha costantemente 1000 abbonamenti al mese può anche farlo, okay, poi, io vi ricordo se ha gente che ha talmente tanti soldi che io mi ricordo sempre il buon Viking faceva 100-120 persone aveva i nostri abbonamenti, esatto, sì, perché se ha gente comunque perché c'è gente affezionata che regala tanto, sì. Ma poi non conta niente gli spettatori contano sì, devi guardare anche le visual, cioè quanti ne passano. Certo, esatto. Cioè, queste robe qua, cioè non cioè, sa- è un'indicazione, non sapete come si guardano proprio di è un'indicazione in view, ma non è l'unica cosa. Amici, occhio, come sono la Vespa cattiva e la sono buchi Lezzar. Lo so, ho visto. Meniamoli. Ma questa è nemica, questa sì, ah, è il calabrese. Ah, il calabrese corazzato. Ma tu capisci, era uno dei vostri che si era girato verso di me. Il problema è che i nostri sono andati tutti su loro. Porco Giuda, che male. Come su YouTube, ad esempio, non contano solo le visual. Contano, ma amici, ogni tanto lasciate gli elisir per terra che mangiano i nostri insetti. Io lascio sempre tutto a terra, non raccolgo quello che prendo. Ma cercate di non raccogliere. Come? Di vita ancora, ma shottato. È un motivo per aspettare. No, no, perché non posso venire. Ah, ciao. Siamo molto più deboli, Il fatto che mi sa che era la fine, mortacci sua. Forse sì, siamo in cima. Okay. Proviamo ad andare avanti noi, aspetta un attimo. Aspetta, aspettiamo. Non posso fare altro che aspettare. No, no, tu. Aspettiamo Moro e noi... No, non può, lui non ha... non ha il volo. Non possiamo andarcene via adesso, cioè... No, dobbiamo finire noi. Provare a finire noi. Allora. Tanto io devo curare Calafiori. Tu hai degli elisir da buttare per terra? Buttali in caso. Buttali per terra che vanno poi a mangiare. Va bene, gente, sì, beh, ci sta, gente. Capito? Io non ho più niente.
Neanche l'Izir, nulla. No, no, aspetta, forse ne ho... Funghi, butta qualcosa giù che si curano. Sì, quello è qualcosa. Beh, i miei sono full vita comunque. No, era per Calafiori. Gli manca un po' di vita. Sembra cazzi Calafiori. Vabbè, che se stai fermo comunque rigenera la sua... YouTube non so se non la facciamo, proviamo, visual, ragazzi. Sì, no, allora, YouTube sono importanti le visual, ma se tu, cioè, un video ha 1 milione di visual, sì, ma ragazzi, ogni persona guarda 1 secondo del video, e quello non contano. Ma ragazzi, cioè, non lo sappiamo contano come visual, come funzionano i dati praticamente nelle piattaforme. Figurati se lo sapete voi. Che no, l'unica cosa ufficiale che sappiamo, perché si sa, è che su YouTube ci sono più brand e si guadagna di più perché ci sono più brand della piattaforma. Alle piattaforme. Invece parlando Twitch, sempre solo di pubblicità, ovviamente, perché poi abbonamenti è tutta un'altra cosa. No, si parla proprio in generale con i brand che Yezar! Dica. È la casa di uno! Ah no, è dentro la roulotte, giustamente. Cioè, quella cosa che vedevamo. No, è fuori. Dentro la torre, siamo nella torre. Vuoi che ti streamo su Discord, muore, fai vedere. E boh, a sto punto... Bello, c'ho le fotocamere. Il binocolo. Appunto, considerate, come dicevo prima, tanti brand sono andati via da Twitch perché è il periodo delle scommesse, delle cose rotte. Ma poi sono tornati anche via. Un po', poi tanti sono tornati, tanti no. Tanti tornavano solo da quelli più grossi. Io vedo la NordVPN. Cioè, tipo Disney, Mark. Tipo Disney, così ci sono anche perché si vedono i trailer dei film. Come risalgo? Quella lì con Calafiori. Salgo con Calafiori. Ah, ma sei proprio a casa di uno, aspetta. Cioè, no, è la torretta finale. È tipo la cosa del guardiano, sarebbe. Cosa dobbiamo fare? Non so. E visitiamo tutto e capiamo là. Vado sul frigo io. Ma è un vetro, ma è una mappa. Sul frigo c'è un medikit. Questa è una mappa. Sì. No, sono entrato nel frigo, mi sono glitchato. La mappa del gioco? Sembra di sì. Sì? Sì, sì. Però è già distrutta. No, Calafiori. Cioè, non è la mappa di quando era intatto. Non c'era niente di distrutto. Cioè, cosa sei no, il ponte, non vedi? Il ponte, sì. Ero entrato nel frigo. Ma anche le macchine, vedi qua tutto. È come se fosse una foto di adesso. Ma cosa dobbiamo fare qua? Mica ho capito. E non mi ricordo che cazzo bisognava trovare. C'è una valigetta, voglio vedere cosa c'è nella valigetta. C'era la roba sugli scorpioni, roba del genere. Perché era qua. Allora qui arriva la scala, arriva qui. Che palle che non c'è un diario per rileggerti le cose. No, veramente anche quella è una cazzata. E non si può fare nulla qua. Controlliamo bene anche sotto, sopra. Cioè, uno fa tutta sta strada, arriva. Questa è una foto militare, sì, satellitare. Però vuol dire che non credo che venga aggiornata automaticamente. Quindi vuol dire che qualcuno l'ha messa qui. Vuol dire che qualcuno è ancora vivo. Non c'ha senso che non si possa fare nulla. Dica, cazzo. Non si può salire. Non c'è niente. Guarda, questi hanno il ventilatore e io no. Cioè, ce l'ho in realtà, però non quello che volevo io. Ma non c'è niente, nessuna interazione con nessun oggetto. Non si può interagire con niente. E quindi? Mi sembra che c'è l'epilogo di missione con Jay. Non fa nulla, Jay. No, non c'è niente, Jay. Secondo te è sotto la missione. Quindi qua siamo saliti per il cazzo. Aspetta, lì c'è un buco. No, la missione è quella sotto, però era un'altra roba. Era sì, quella... Ferro, sono d'accordo. Poi hai citato gente che a me non piace, però sì. Chiaro che quello dipende poi tutto da cosa fai, eh. Secondo me cosa intendevi, può comunque. Essere, cazzi, no? Può essere. Di cosa? No, qui non so. Ah, che voleva che allontanassimo gli scorpioni. Ma non ha senso che ti fa salire qui se non c'è niente. Cioè, rischi la vita a più perché riprese. Forse andava fatta dopo, magari? Perché qui sicuramente è cliccabile questo qua. Cioè, è girabile far qualcosa qua. Sì, c'è qualcosa da fare, anche secondo me. Ma non adesso.
Secondo me siamo qua prima del previsto. Ma allora, cioè, liberare gli scorpioni dove? Cioè, perché effettivamente io penso... Non è che c'è un boss degli scorpioni nel deserto? Ma sarebbe segnato. So. È solo una, me la fa. Tab e compendium, c'è ripiro con missioni. Ah, ecco. Grazie, Cecio. E qual è, però? Compendio... La missione che stiamo facendo, Caleb? Ah, il compendio sarebbe il riepilogo missione. Che storia, grazie mille. Perché non l'abbiamo scoperto prima? Però non ce l'abbiamo prima. Nelle missioni quella lì, perché... Lui era coso, era... Era, era Granger, ma non c'è. Non c'è Granger, però. A parte che queste sono quelle che abbiamo fatto, cioè non ci sono quelle che dobbiamo fare. Sì, perché c'è lo scarabeo rinoceronte, il calabrone nero... Sì, no, allora non serve a niente, è inutile, non serve a nulla. Completamente inutile, ma non credo ci sia neanche tutto, poi. C'è un posto che non abbiamo esplorato? C'è allora, Sarnak. Ragazzi, dove c'è la... Andare... A parte Sarnak, dove c'è... Dove c'era il serpente, lì c'era un'altra fortezza. Boh, andiamo a vedere lì, allora. Ah, io pensavo questa fosse la fortezza. Ma volete andare prima da Sarnak? A parte che oggi non facciamo più in tempo a fare una sega, mi sa. Io adesso vado a catturare un calabrese, poi... Vado da... Provo ad andare da Sarnak, intanto. Ma nel panzino, ragazzi. L'aria nel pancino. Del ventilatore. Un mese, andiamo verso Sarnak, però qui come scendiamo il più anch'io, lontano possibile. Anch'io, però stanotte dalla... mi ha fatto vedere i problemi, infatti. Oh, via. Liezer, proviamo ad andare da Sarnak. Però occhio che qua è pieno di torrette. Ci buttiamo giù di là. Sì, dai, via. Buttiamoci giù di là. Sì, sì. Siamo attenti. Ma no, c'è la cosa rossa, Liezer! Stai... Sono morto. Cioè, è morto Vector. Però scendo. Vabbè, almeno scendo in picchiata così. E poi lo tiro su. È morto Calafiori. Ma mi cade in testa. Balazzando. Vaffanculo, veramente. Beh, ma quello cerbotano non gli puoi tirare da lontano? No, no, la cerbotana. Ragazzi, aspetta, mi si è accesa la luce da sola in camera. Si è spenta. Cosa succede? Cos'è che si è spento? La luce? Sì. Riaccendila. No, era spenta, si è accesa e si è rispenta. Era successo anche a casa tua questa cosa qui, io mi ricordo. Forse sei sì, però lì poteva essere la webcam. Oice che ha rischiato. Oh mamma mia, Oice, che paura. Oddio. Grazie, Gandalf. Come la tiro via io adesso? Come la risuscito quella là? Ah sì, Gandalf in realtà. È Gandalf. Come la tiro su, boh, sta cosa? Eliezer. Oddio. Mi sa che ci vado un po' di allarme. Ma è Franci che mi fa gli scherzi, ragazzi, ve lo dico io, non è possibile. No? Dai, che palle. Da Francesca. Che è successo? Chi è? Che è l'allarme? Ma cosa... Mi ha mandato un bacino. Ma che bacino? Io ho sentito un allarme e poi un clacson. Allora, di un treno. Mi ha mandato una tromba con le medievali per l'annuncio e poi c'era un bacino dentro. Mi hai fatto cagare addosso, amore. C'ho il pannolino pieno. Dai, come la piglio, Moli? Ma poi cos'è papparapà? Cioè, da quando esiste questa cosa su Alexa? Scusami. Con le trombe medievali, l'annuncio. Queen of Conte. Mi stanno sparando, sono fuori dalla rete io. Mi stanno ammazzando Calafiori, sono fuori dalla rete. Sono giù, nel canyon. Sono morto con Calafiori. Boh, vabbè. Io sto cercando intanto di... Sì, c'è qualcosa che non va in non questo gioco. Non c'arriva fino comunque... alla porta. Eccolo. Non ho messo a pecora... Aspetta. Vabbè, andrò a prenderne un altro a sto punto. Che devo fare? Che palle, no, però. Non sono il tuo re. Culo, torno mi alla sparano base, ancora. Non ce la faccio più io. Aspetta qui, ma lui va. Mi hanno ucciso di nuovo Calafiori.
altro domani. Fatemi distruggere questa torre, va. Io avevo trovato un calabrone, ma è stato dilaniato purtroppo dal trio Thomas. Aspetta, vi faccio rivedere il mio. Aspettate. Oh. Mamma mia, non arrivano, che nervoso, che non mi ascoltano. Non stanno venendo. Sto giocando da solo io. No, ma è tutto un cacao, è tutta una merda. Cioè, la gestione degli insetti finché... Che era un dito nel culo impressionante e frustrante. Finché mi veniva nell'albero mentre cercavo di tagliarlo, rompermi i coglioni, potevo anche passarci sopra. Però il fatto è che... È tutto una merda poi qua. Perché non è... Cioè, te l'hanno resa tutta frustrante. È incastrato nelle rocce, guarda dov'è. Cioè, ti hanno fatto strutture dove non ci puoi andare con gli insetti, dove la meccanica principale del gioco è catturare gli insetti. E quindi, boh. Ora che la bestemmia è libera, come si evolverà il canale? Andiamo. No, non è libera la bestemmia. È il coltello con la doppia lama. Sì. Magnatevi le cose. Ho liberato una... Via. Sto liberando una torretta, almeno qua. Ma non si liberano proprio, neanche quelle qua sotto? Fuori dal coso? Ah, eccolo, l'uomo ascia. Sono solo le appette che, a quanto abbiamo capito, sono inutili al pisello. Uccello che mi insegue, non lo posso catturare. Sì, dovrò fare una gestione dei companion più che altro. Perché fighissimo che posso livellare su praticamente dei Pokémon, ma se non gli posso dire vai in culo, pezzo di merda, non serve a nulla. L'uccellino si compra? Come si compra? Quindi non è catturabile. Come sono tutte queste notizie improvvisamente utilissime? Comprabile? Cioè, si può comprare? Magari dal tizio là, solo che dovrei fare prima qualche missione. E soprattutto quanto costerà. Dov'è che si comprano? Io non sapevo neanche non si potesse comprare la roba. Sì, bisogna fare il season pass. Ah, si compra con i soldi veri? Ho controllato la pesa del fucile altrove, quindi mi ha perso 1000 animali per niente. Sì. Sarà nel fortino che avevi visto tu allora. Eccolo in fondo. Io pensavo fosse quello che dicevi. No, è che... Non lo so, quello in fondo l'ho visto da lontano, io non lo so. Io sto andando da Strombil, ma non so come... Mi stanno continuando a bombardare, non so come si fa ad arrivare lì senza morire. Domani prendo il calabrone e via. Io solo lo trovassi. Perché sta diventando un 8. Ho rifatto tutto il giro qui del parchetto dei drogati. Io sto andando da Salandit qui, come si chiama? Non si chiama Salandit. Da Sarnak. Ma Sanna che è giù o su? Che cosa vuol dire? Nella sua struttura. Non lo so, non l'ho mai vista la struttura lì. Ci siamo mai andati. E poi lui è effettivamente il re scorpione. TF. Il re scopone. Ciotola per le offerte. Un'iscrizione afferma che per poter entrare è necessaria un'offerta di diversi Scorpion Telson. Dovrei tornare quando avrò 6 Scorpion Telson. Chi sono? Cos'è uno Scorpion Telson, no? Se non mi spingono gli insetti rileggo. Allora. Aspetta, qui. Aspetta. Tornato da Oglios.
combattendo contro una blatta. Cosa sono gli Scorpion Telson? Si compra da Malik. Malik si può già comprare adesso, dobbiamo fare le missioni. Beh, giustamente aveva i piccioni lì di fianco. Scorpion Telson, è impossibile capire cosa sia invece. No, si comprano. Cioè, no, non so no, cosa sono, però... Di, dell'uccellino si compra. Ah. Immaginavo si comprasse da Malik, perché è quello che c'ha gli uccellini lì di fianco. Ok, ok. E gli Scorpion Telson? Scorpion Telson. Cosa vuol dire Telson, poi, in inglese? O provo a uccidere quelli che ci sono qua intorno, magari, o semplicemente devi uccidere gli scorpioni e droppare sta cosa. Cioè, c'è la chitina di scorpione, non so se non l'ha tradotta ed è chitina di scorpione. Perché sì, in caso, possiamo... Perché in caso ce n'abbiamo quella. Sì, sì, adesso ne sto uccidendo anche qua, quindi... Dovete distruggere i nidi e recuperare un uovo, da quello che leggo. Parlava di uova, effettivamente. E un uovo c'è di qua, adesso lo vado a prendere. Estremità vuol dire? Quindi estremità di scorpione. È la coda di scorpione. La coda, sarà. La pungiglione, sarà. Addome, come? Decidevi. L'addome non è un'estremità. Nido c'era sulla giostra dall'altra parte di là. Sì, ma io sto... Scorpione Telson, ecco! Scorpione, ma è la coda, Telson. Ragazzi, ce ne abbiamo già un botto. Sì. Uno. Un ragno, che schifo. Me ne vado. Chi sono i succidoglia? Amici, a sto punto vi aspetto qui e me li portate. Ne abbiamo nella cassa. Scorpione vuoto. Ma si chiama Scorpione Telson? Sì, è la coda di Scorpione. Lo scorpione. Vabbè, va bene. No, aspetta, non va bene. Voglio. Però se venite qua li uccidiamo qua intorno. Vabbè, quindi. Non adesso. No, domani. Cioè, sì, domani. Ah no, aspetta, ne abbiamo altri... In un'altra cassa ce ne sono altri 4. Ne uccidiamo altri qua intorno e via. Ne ho 5. Ne servivano 4. No, ne servono 6. Però magari a testa, 6, come al solito. E anche vabbè. Sta roba. Fino a mo. Qua intorno, però ce ne sono. Una roba per uno. Sì, per ora. Per uno siamo quasi a posto, che ne ho 5. Sto continuando a ucciderli io qua intanto. Come poi venite, potete farmare anche voi qua. Vabbè, domani lo vado a prendere il calabrone e poi andiamo lì. Provo ad andare a vedere come si distrugge il mondo. Fatemi uccidere fronte. Giusto questo, poi. E piccone. Ok. Mi ha ucciso. Non ho visto se ha funzionato. Vabbè, poi domani vedo. Ecco, tipo sì, questo sì, non me l'ha... non me l'ha dato anche di questo. Merda. Cioè, è diventato completamente una merda. Quando si va a nord. Da quando si va a nord come è tutta una merda. No, come al solito, la seconda parte di questi giochi qua è una merda, sì sì. Adesso vediamo, magari adesso sul finale qua è bello, eh. Ho i miei dubbi, però. Quello che ti pare, ma... Vediamo. Problemi rimangono, per carità di Dio. Da quando hanno introdotto gli altri umanoidi, tra virgolette. Quando non c'erano era tutto a posto. È coerente con tutti i giochi, sì sì. Vabbè, chat. Però... Almeno questa sera, for the kingone. Poi Vec, se ci sei stasera, metti che moriamo prima, se vuoi venire poi a fare in 4, iniziarne una in 4 così. For the king, provare, dai, sì. Quasi qua, se ci sei. Confidiamo che andiamo anche avanti, vediamo. Sì, sì, confidiamo anche magari di non morire, però metti che siamo lì, poi ne facciamo da 4. Dai. Chat, vado a fare la pipì che ho bevuto.